comprato Blue Gemini 2 non tanto per lavorarci in scenari urbani come molte persone fanno, ma più per metterlo oggettivamente alla prova e vedere quanto un drone di queste piccolissime dimensioni e con questo peso ha da offrire in confronto a tanti altri droni sempre in casa DJI di categoria superiore, come ad esempio il Mavic 2 Pro, l'Air 2S o addirittura l'Inspire 2. E dopo averlo stressato in queste settimane, in realtà in questi mesi, in quasi tutte le situazioni, mare, montagna, vento, non vento e anche sotto una pioggerellina leggera, sono pronto a dirvi che cosa va e che cosa purtroppo non va. Quindi cominciamo! Non sarà sicuramente una recensione classica, perché immagino ne abbiate viste a bizzeffe in questi mesi qui sul tubo, quindi sarebbe inutile starvi a elencare le sue caratteristiche tecniche, i suoi benefici, insomma tutte quelle cose che altri youtuber hanno probabilmente già fatto. Ma oggi, senza peli sulla lingua, voglio dirvi che cosa riusciamo effettivamente a farci e che cosa invece purtroppo non possiamo farci. Quindi pregi, difetti, debolezze e cosa particolare, baderemo al sodo e vedremo tutte le clip e le fotografie che io ho realizzato con lui in quest'estate. Sì, ho detto in quest'estate perché effettivamente lui è stato il compagno della mia estate, sempre nello zainetto, sempre pronto a volare in qualsiasi situazione, come vi ho già detto anche nell'introduzione. E questo perché? Beh, sapete, dopo che ho lavorato tutto l'anno e finalmente ho avuto una decina di giorni per rilassarmi, volevo essere leggero, viaggiare più facilmente possibile senza pesi aggiunti, e quindi un drone di queste dimensioni effettivamente aveva qualcosa in più da dare. Passiamo quindi al primo aspetto positivo, quello sotto gli occhi di tutti, le dimensioni. Lui è piccolo, anzi molto piccolo, state osservando, vado a rimuovere questa copertura, vi faccio vedere effettivamente quando è aperto quanto misura, ma la cosa che più ci stupisce è che quando è chiuso è poco più grosso del nostro smartphone, anzi in alcuni casi è anche più piccolo. L'aspetto dimensioni quindi ha varie connotazioni, primo su tutti la comodità e la portabilità del drone, perché molto spesso mi capita di avere dietro il Mavic 2 Pro e dire lo alzo, non lo alzo, mi conviene farci un volo, non mi conviene farci un volo, mentre con lui ho praticamente sempre tirato fuori il drone e fatto le foto e i video di cui avevo bisogno. Pensate a tutte quelle situazioni, magari un pochettino più scomode, dovete ad esempio andare a farvi una passeggiata in montagna, un classico trekking sulle Dolomiti, e non volete per forza portarvi uno zaino che pesi 20 kg, ad esempio il Thorvol con i nostri droni FPV, ma basta anche la semplice borsetta del vostro Mavic 2 Pro con uno smart controller. Lui entra anche nella tasca di un paio di pantaloni cargo, quindi non avrete questo genere di preoccupazioni e nel caso dovesse succedere qualcosa, tra le altre cose, piangerete anche un po' meno. Le dimensioni, o meglio il peso, poi sono un grandissimo vantaggio anche dal punto di vista legislativo, sia con ENAC che con EASA. Infatti lui sotto i 250 grammi non necessita del patentino, anche se un consiglio spassionato che vi do è quello di prendere quantomeno la 1 a 3. Per chi poi lo vuole acquistare per fare filmini in vacanza, ma anche all'occorrenza usarlo in scenari urbani per qualche piccolo lavoro, lui è effettivamente il compagno ideale, perché quando si manda una richiesta alla prefettura per un mezzo da 249 grammi, vi posso assicurare che si è trattati in maniera completamente diversa e magari quelli che potrebbero essere i permessi negati per un drone di dimensioni e peso maggiori in questo caso vi saranno concessi, con chiaramente tutte le rinunce del caso, perché lui non è un drone prosumer, non è un drone lavorativo, ma un drone abbastanza consumer con qualche benefit in più, perché comunque male non va. Quindi qualcuno di voi adesso mi dirà: sì, bello il peso contenuto, ma effettivamente a prestazioni come siamo messi? Perché se io mi trovo a dover andare in montagna, se io mi trovo in una situazione più ventosa, che cosa succede? Questo piccolo moscerino volerà via? E invece no. Lui mi ha stupito sotto quasi tutti i punti di vista, perché nonostante le dimensioni contenute, che poi sono le stesse effettivamente del Mavic Mini 1, non ha alcun tipo di problema di resistenza al vento, fatta eccezione per uno strano comportamento qualora noi ci trovassimo nelle vicinanze di una vallata o comunque di uno strapiombo, ma è una cosa normale, si chiamano correnti ascensionali. Infatti lui risente molto di più dei suoi fratelli maggiori
delle correnti e quindi vedremo il drone magari prima di un pullback al Gargano che fa su e giù di 1,5 metri, 2 metri e tranquilli che vi metterò il video anche di questo. Detto ciò, non è che noi poi nel footage finale andremo a vedere che c'era vento, perché lo stabilizzatore a tre assi funziona esattamente come quello di un 2 Pro o di un Air 2S, quindi non avremo alcun tipo di problema e tutto sarà super fluido. Quando vedete le immagini che ho realizzato e poi magari vi dirò le condizioni in cui le ho realizzate, non crederete ai vostri occhi. Devo dire che veramente anche al costo di perderlo l'ho sfruttato al massimo, proprio per essere qui e senza peli sulla lingua potervi dire tutto quello che è sì e tutto quello che è no. Per quanto riguarda il range, perché rispetto al Mini 1 c'è stato un grandissimo passo in avanti con il nuovo OcuSync, non c'è nulla da invidiare a nessun altro drone, anzi non si potrebbe fare, ok? Perché legalmente parlando andrebbe usato in VLOS, ma vi posso assicurare che se avete una buona vista potete tranquillamente raggiungere distanze ben superiori al chilometro o due. Il controller originale, che personalmente non mi piace, sarò sincero, perché è scomodo almeno per il mio modo di pilotare con pollice e indice, ha lo stesso range dello Smart Controller, con cui ho avuto qualche piccolo problemino. Nonostante il drone si sia bindato, avessi lo Smart Controller all'ultima versione, purtroppo c'erano dei micro lag, dei micro scatti che non sono riuscito a risolvere, mentre con quello originale e l'app DJI Fly, il mio smartphone, assolutamente tutto liscio come l'olio. Sul range però devo dirvi un'altra piccola cosa che riguarda le interferenze. Lui è molto più prono a risentire di radiofrequenze esterne rispetto a tutti i droni di categoria superiore. Una cosa molto strana. Nella stessa situazione con lui avevo un messaggio d'errore che mi diceva che c'erano delle interferenze o comunque avevo dei micro lag, mentre con un drone più grande non avevo assolutamente problemi. Di contro però lui non ha quasi mai richiesto la calibrazione della bussola e non mi ha quasi mai detto che non potevo volare senza aver fatto la calibrazione del compass, mentre il mio 2 Pro praticamente sempre. Parliamo ora di qualità fotografica e qualità video, ammesso che si possa parlare di qualità con un drone da poco più di 400 euro, che appunto proprio per questa cifra può essere acquistato usato nella sua versione combo sui vari mercatini. Lui è un buon tuttofare che all'occorrenza potrebbe anche essere sfruttato per qualcosa di un po' più impegnativo, qualcosa di lavorativo, ma non è certamente all'altezza di un utilizzo solo in quel senso. Se state cercando un drone per filmare le vostre vacanze, magari in accoppiata con il vostro smartphone, un Osmo Mobile 5, o se fate proprio lavori di basso livello, piccole cose, al massimo, e dico al massimo, matrimoni, low budget, lui va benissimo. Non fate i cugini con il Mini 2. Quindi parlare di qualità è un qualcosa che esula da questo video. Vi dico che è utilizzabile. Si riesce a ottenere una bella immagine, specialmente se andiamo a fare degli scatti in formato RAW e andiamo a modificarli in Lightroom o Camera RAW o qualsiasi programma utilizziate, ma se lo volete utilizzare come unico dispositivo per le vostre riprese video professionali, ecco, forse mi orienterei in un'altra direzione, ma non perché non sia buono, ma perché ci sono una serie di limiti fisici del drone che purtroppo non possono essere trascurati. Primo su tutti il fatto che il diaframma sia fisso, ok? Nulla di strano, anche l'Air 2S ha il diaframma fisso, quindi dovrete per forza di cose acquistare dei filtri ND, magari anche di qualità, per evitare che ci siano aberrazioni cromatiche strane. Quindi prima cosa da fare, filtri ND in assoluto, e ancora più attenti a quale andare ad utilizzare alle diverse ore del giorno, perché effettivamente qui non possiamo chiudere il diaframma, non possiamo aprire, quindi ci troviamo in una situazione così. La gestione delle luci è quella che è, specialmente in controluce, dove purtroppo anche con filtri ND buoni c'è un flare proprio strano, l'immagine diventa completamente viola e in molti scatti purtroppo ho avuto difficoltà anche a sistemarli, insomma magari ve ne faccio vedere uno adesso in sovraimpressione e vi rendete conto che un drone più costoso questa cosa non la fa.
Però, ripeto, tornando alla sua applicazione, al suo target, effettivamente non c'è da lamentarsi. Un'altra grande assenza, secondo me, su un drone di questo genere è quella di una modalità, o meglio dire, un profilo colore flat. Ma non dico flat come un D-Log, io mi accontenterei anche di un, non so, un Cine-like, di un Hybrid Log Gamma, insomma, di un qualcosa che sia flat, ma non troppo, per poter andare a tirar fuori un po' più di colori e magari preservare la gamma dinamica in determinate situazioni. Ora, rispetto al Mini 1, effettivamente è stato fatto un gran lavoro sul software, abbiamo anche la presenza del 4K, io ho girato quasi tutti i video a 25 fps, così da poter croppare un po', risistemare e comunque risentire meno di questa qualità inferiore rispetto ad un Mavic 2 Pro e comunque poter andare a matchare in qualche modo le qualità dei due droni se dovessi andare a fare uno showreel. Riguarda la batteria, forse guardando le varie recensioni degli altri youtuber in giro mi aspettavo un pochettino meglio. Abbiamo una 2S, anche se ha un voltaggio strano, e 8,8 volts, quindi vabbè, da 2250 mAh. Adesso non dico che effettivamente voli poco, perché i suoi 25 minuti li fa praticamente sempre, ma dovete stare attenti a 3500 variabili, perché è comunque un drone da 249 grammi. Quindi, se vi trovate in una situazione in cui c'è vento, ecco, 20 minuti, 17, 18, non andate oltre. Se vi trovate in una situazione perfetta, come temperatura, sole, eccetera, sì, li fa 25, anche 27, però non arriva a 31. Ecco, questo sappiatelo. E sappiate che se andate a temperature inferiori rispetto a quelle cittadine, quindi d'inverno, non so, ditemi voi una situazione, lui non durerà quanto scritto sulla confezione. Il domandone a cui dobbiamo per forza di cose rispondere è: ha senso avere questo drone in flotta? Lo compro? Non lo compro? Quanto lo devo pagare? Beh, secondo me, se avete la possibilità di acquistarlo, magari per integrare i droni che avete in flotta, magari avete già droni FPV e ogni tanto vi capita di dover fare qualche foto, può essere il drone adatto a voi, senza buttarvi nel panorama di quei droni più costosi, più professionali che fa DJI. Avete quello, se vi serve lo usate, se non vi serve non lo usate, potete fare i cugini di voi stessi e non avrete problemi anche in termini economici. Appunto, come detto, è abbastanza cheap. Lo volete utilizzare come unico drone? Avete solo quello? Allora dobbiamo prendere due strade. Se siete agli inizi, se è il vostro primo drone, vi dico a mani alte, anzi a mani basse, compratelo, perché effettivamente ha molto da offrirvi e un ampio margine di miglioramento come piloti, perché non avendo tutti quegli aiuti alla navigazione, come ad esempio i sensori, sarete portati a stare attenti, avere sempre gli occhi da mille parti e non schiantarvi contro i rami. La car refresh costa relativamente poco, quindi ve la cavate con una quarantina di euro se avete distrutto il drone. Addirittura c'è la polizza fly away, quindi se vi vola via basta che avete associato il radiocomando e con, boh, non mi ricordo nemmeno quanto, 150 euro mi sembra, vi danno un altro drone. Se però lo state acquistando solo e unicamente per lavorarci, magari io, per come sono fatto a livello di qualità dell'immagine, guarderei da un'altra parte. Magari un 2 Pro usato, un Air 2S usato, ma anche un Air 2 ha quel qualcosina in più. Però sì, dai, è davvero in flotta, cioè, comunque è divertente, è leggero, non si sente. Ripeto, vi dà una soddisfazione a prenderlo, aprirlo e andarci a volare che droni più grandi non vi danno, perché purtroppo sono una rottura di scatole, specialmente nella situazione legislativa in cui ci troviamo nel nostro paese e comunque in Europa. Peccato, perché se lo acquistiamo non abbiamo comunque la marcatura
e quindi fra un paio d'anni saremmo costretti a cambiare il drone. Detto ciò, penso si capisse che era una semplice chiacchierata tra amici, tra me e voi. Avevo voglia di raccontarvi quella che è stata la mia esperienza, comunque nel complesso molto molto positiva con Mini 2. E niente, no, non lo vendo, quindi non me lo chiedete, perché voglio insegnare anche a mio padre a volare con i droni, quindi rimarrà qui a casa e sicuramente se partirò per una vacanza porterò lui e non porterò quello grande. A seguire, non so se ve l'ho già messo in realtà, i sample di questo Mavic, sì, penso di averveli già fatti vedere. Vabbè, fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Se vi piacciono, se non vi piacciono, se la qualità fa schifo o no, magari di un paio di scatti vi lascio il RAW in una cartella drive se volete giocarci, fate voi. Io vi saluto e ci vediamo la prossima volta con un video relativo all'FPV, ma comunque pure questo, pur sempre un drone è. Ciao a tutti, Niccolò o Giacas FPV. You waste all of your time covering up your tracks. Spend all your days running away. You gotta watch out.